Sta per giungere al termine la serie televisiva L'Allieva, con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, ai quali si sono aggiunti in questa terza stagione Sergio Assisi e Antonia Liscova. Gli episodi finali andranno in onda domenica 8 novembre alle 21:25 circa su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi conclusivi riportano che Giacomo finalmente potrà lasciare il carcere, mentre il giorno del matrimonio tra Alice e Claudio arriverà, ma trascorrerà invano. L'Allieva 3, anticipazioni puntata finale 8 novembre, Alice e Claudio hanno un'intuizione sul caso di Giacomo. Gli spoiler dell'ultima puntata de L'Allieva 3 evidenziano che per Alice Allevi e Claudio Conforti arriverà il momento della verità, poiché si avvicinerà la data del loro matrimonio. I titoli degli ultimi due episodi della fiction sono L'ultima cena e Insieme, connessi, finché morte non ci separi. I due protagonisti continueranno a portare avanti le indagini per dimostrare l'innocenza di Giacomo. Questi è finito in carcere per l'omicidio di un industriale all'interno di un golf club. Durante le loro ricerche, Claudio e Alice avranno un'intuizione che, se dovesse rivelarsi giusta, potrebbe finalmente scagionare Giacomo. Giacomo Conforti lascia provvisoriamente il carcere. Paolone verrà convocato per occuparsi della sua prima perizia relativa al decesso per avvelenamento di un famoso critico gastronomico. Alice, con caparbietà e testardaggine, farà un ultimo tentativo per la ricerca alla quale ormai la Suprema Manes ha rinunciato. Intanto a Giacomo Conforti verrà concessa la libertà provvisoria dalla detenzione, e nel frattempo riprenderanno le indagini sul delitto al golf club. Allevi, nel frattempo, scoprirà che c'è qualcuno che sta raccogliendo informazioni sulla Suprema. Arriverà la data tanto attesa del matrimonio di Alice e Claudio. In realtà, dalle anticipazioni si apprende che questa giornata trascorrerà invano. Gli ascolti della terza stagione de L'Allieva sono stati positivi, ma al momento non sono giunte notizie su un'eventuale prosecuzione della fiction. I protagonisti Guanciale e Mastronardi hanno a loro volta evitato di fornire delle risposte certe, anche se entrambi, in diverse interviste, hanno sottolineato che quasi certamente è ormai giunta al capolinea la loro esperienza con la serie TV tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Nel frattempo, scrivici con i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale.